un patto per la salvezza, così come è successo nel mese di gennaio. Il presidente Eugenio Guarascio ha chiamato a raccolta lo staff dopo la seduta di allenamento di ieri mattina al San Vitino. Il direttore sportivo Gemmi, il vice Perna, lo staff tecnico al completo e Roberta Anania hanno raggiunto il presidente a Spineto nel territorio di Aprigliano per mettere a punto le strategie per la doppia sfida salvezza contro il Brescia. E a proposito della gara d'andata in programma giovedì, è arrivata l'ufficialità, l'orario previsto per la sfida del Marullo è fissato per le 20:30. Stesso orario poi per il ritorno, previsto giovedì 1 giugno. Servirà il supporto dei 15.000 presenti nell'ultima gara con il Cagliari per spingere i lupi verso un successo che vale la permanenza in serie cadetta. La capienza massima dell'impianto cittadino è di circa 17.000 spettatori, quindi l'obiettivo è raggiungere il sold out in tutti i settori. E saranno tantissimi i tifosi amaranto che venerdì prossimo raggiungeranno Bolzano per la gara secca del turno preliminare dei play-off fra la Regina e il Sud Tirol, formazione sorpresa del torneo che venderà cara la pelle per oltre 90 minuti. Dall'altra parte la squadra di Inzaghi, dopo il gol decisivo di Canotto, punta a sorprendere ancora e a giocarsi le chance per arrivare alla doppia sfida con il Bari delle semifinali. Il tecnico ha sempre avuto fiducia in un gruppo che per molto tempo ha navigato nelle prime posizioni di classifica e tenuto testa a formazioni che hanno raggiunto il traguardo della massima serie. Dunque toccherà ad Hernani e compagni provare a superare l'ennesimo ostacolo di una stagione bella ma complicata.